non consentirò l'accesso a nessuno per le prese in possesso ai fini dell'esproprio per l'allargamento della strada statale 51 di Alemagna. Questi sono, vede, gli unici ruderi che testimoniano il passaggio del disastro del Vajont. Si è autodenunciato alla Procura della Repubblica di Belluno e non intende arretrare di un passo per tutelare in ogni modo possibile quel fazzoletto di terra che custodisce da 56 anni uno degli ultimi siti che racchiudono la memoria della tragedia del Vajont. Lì, a Faè di Longarone, Giovanni Battista Protti è pronto a fare le barricate per impedire ad ANAS di prendere possesso dei terreni espropriati per realizzare una variante alla Statale 51 in vista dei mondiali di sci Cortina 2021. Io sono figlio di superstiti, la mia famiglia come tale ha voluto mantenere questi ruderi che non sono mai stati né abbattuti né ricostruiti. Della chiesetta di Faè, l'onda del Vajont ha risparmiato il sagrato ancora integro e nelle cui vicinanze è stata costruita una nuova chiesetta. Assieme alla chiesetta di Pirago, quello è un luogo da preservare, non da violentare ancora una volta, dice l'avvocato Protti, originario di Longarone, che da anni vive e svolge la sua professione a Padova. Sono disponibilissimo a prendere in considerazione altre parti della nostra proprietà che potrebbero essere interessate da questo, ma non sicuramente passare sui ruderi. Nella sua battaglia, Protti è appoggiato dall'Associazione dei Superstiti del Vajont. Inutili gli appelli rivolti al sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Io al sindaco Padrin ho scritto circa 6 volte, 4, 5 volte. Nell'ultimo anno e mezzo, mai ho ricevuto una risposta, una telefonata, una presa di posizione. La protesta sarà clamorosa anche a costo di un'azione penale. Se incorro in delle violazioni di precetti penali, ho già sollecitato il procuratore della Repubblica ad esercitare l'azione penale contro.